a tutti, ciao ormai, benvenuti da Gigrina in questo nuovissimo episodio su A Plague Tale Innocence. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno, prontissimi ad andare a giocare ragazzi il terzo capitolo, che si intitola Rappresaglia. Emissia e Hugo sono inseguiti dagli abitanti della città in una specie di caccia al demone e trovano rifugio all'interno del monastero. Li sperano di poter parlare con dei monaci che sappiano dirgli dove trovare il dottor Laurentius, la loro unica speranza da quando sono morti i genitori. Quindi ci ricordiamo ragazzi che il nostro obiettivo attuale effettivamente è ancora quello di cercare questo benedetto dottor Laurentius, però appunto il villaggio dove siamo andati ragazzi era in preda al panico in pratica e quindi appunto a quanto pare ci siamo rifugiati qua nel monastero. Sperando che qua, ciao, qua sembra tutto abbandonato. Chissà se ci sarà davvero qualcuno che potrà aiutarci qui, perché la volta scorsa ragazzi ci ha dato una mano quella tenera vecchina che io avevo paura fosse malata effettivamente, infatti l'ho tipo allontanata con ribrezzo. Quella tenera... The candles are to show that you're thinking of someone. Oh, can I light one? Oh. If you want to. Don't burn yourself. Thank you. Oddio, che educato, il piccino ci dice pure grazie, ci chiede il permesso, ma che tenero. Oh, mi dispiace per quello che è successo la volta scorsa, piccolo. Andati. Oh. Watch over them. Bene. E bravo Hugo, dammi la manina perché non si può mai sapere cosa può spuntare fuori. Stavo dicendo che la volta scorsa siamo arrivati in questo benedetto villaggio che però ragazzi era in preda al panico, c'erano persone che stavano bruciando altre persone. There's an echo. Hello! Hugo, there might be people here. Infatti, oh, questo cos'è? Zolfo, lo zolfo sbaglio è tipo alla base di qualcosa che esplode, se non erro, magari ho detto una cagata pazzesca, però, probabilmente qualcosa ci servirà. Alcol, perfetto, e vediamo cosa troviamo di qua, se c'è qualcosa di utile, questo. Oh, a necklace. It's a rosary. What's it for? Praying. Can I use it to talk to mommy and daddy? We'll do it together. Adesso dobbiamo farlo di no. Eccolo qua ragazzi. Qua possiamo ammirare il rosario che abbiamo appena trovato, non niente di speciale. A barricade. Why have they done that? To stop someone from getting in or out. Esatto, entrambe le cose potrebbero essere, quindi magari anche queste persone che stanno qui sempre, se ci sono persone, potrebbero essere malate. Aspettate però. La chiesa finisce qua, non c'è altro. Forgive me for the evil I have just committed. I never... Amicia, you're really squeezing me. Oh, scusa, amore. Sorry. Sì, raga, questa cosa, cioè, rende il tutto molto credibile, nel senso che sta ragazza non aveva mai ammazzato nessuno in vita sua, per cui hanno voluto far sì, ragazzi, che sembrasse, cioè, autentica la sua reazione. Appena ha ucciso il primo uomo, ragazzi, è rimasta tipo scioccata, cosa che, insomma, credo succederebbe un po' a chiunque. Ecco, di qua non ci passiamo perché siamo in due. Comunque, l'unica altra via è questo cancello, vediamo se si può interagire in qualche modo. No, quanto sono idiota. Se qua è aperto, c'è spazio. Sì, ho visto, amore, sì. Cerca di non distruggere però questa scala, Hugo. Infatti, lo spero più. Oh, poverino, è rimasto... Dove? What are you doing here? Father, we need help. Leave, it's dangerous. You have no business being here. Wait, please, it's important. Non se ne vada. We should go and talk to him. Buon uomo, aspetti, non se ne vada, gli tiro una pietra in testa. No, è andato via, ragazzi. Cioè, chiunque ci vede, o ci dà la caccia o ci caccia via. Sempre una caccia nel mezzo ci sta. It has to be him, it has to. Sì, vabbè, tanto qua. Oh, they've broken everything. What's going on here? Perhaps they're building bigger beds? I don't think that's it. Non penso che sia quello il motivo. Piccolo Hugo, povero, ingenuo, che ne sai tu del mondo. Tessuto, vediamo subito. Non è qua che sta. Ah, ok, ci serve comunque per le migliorie delle armi. Ok, perfetto, pensavo fosse tipo un artefatto, una roba del genere.
Zolfo. Ancora zolfo e qua non c'è sta niente. Un po' di pagliericcio da prendere? No, perché cosa poi? Padre, spero che lei sia ancora qui nelle vicinanze perché non ho intenzione di inseguirla per tutto il benedetto monastero. Dove vai? Medicinal herbs. The monks must have put them in the water to purify themselves. Mother used to do the same. Ah, ecco perché riconosce l'odore. Voi sapete, ragazzi, che il senso che più sviluppa il ricordare le cose è proprio quello dell'olfatto. Ok, cuoio, perfetto. Quindi significa che magari c'è un odore capace, ragazzi, di risvegliare in noi ricordi più, per esempio, magari di una cosa che vediamo. Questa è una cosa molto interessante perché non si direbbe, capite? Uno dice una cosa la vedo, me la ricordo. Invece no, gli odori scatenano più ricordi degli altri sensi. Questa cosa la trovo molto interessante. Ah, magari sono velenosi. Vabbè, pensiamola sempre proprio in maniera tragica. Oh. Carnations. We had some in my herbarium. But those ones are prettier. Oh. Hugo, we have to keep moving. Wait, wait, come here. What? It will protect you. And oh. It's pretty too. Oh. Amore, right. Grazie. Thank you, Hugo. Tenero, ragazzi, oh, sto bambino è così tenero. Ok, abbiamo raccolto un garofano. Interessante. Erbario di Ugo, infatti, è chiamato anche Fiore di Dio. Alcuni attribuiscono questo soprannome alla sua bellezza, altri alla leggenda che ne fa risalire l'origine al sangue delle stigmate di Cristo o alle lacrime della Vergine Maria. È diventato così simbolo di amore, passione e dedizione. Ma che bello, ragazzi. Poi, tutte le, sapete, le dicerie che ci sono anche attorno ai fiori, cioè, sono tutte cose talmente interessanti, ragazzi, davvero. E comunque questo bambino, c'è qualcuno che nei commenti ha detto che lo trova antipatico. Io vi dirò proprio la sincera verità, invece Salnitro, non so cosa sia, lo trovo un amore, davvero. A differenza degli altri marmocchi che abbiamo avuto negli altri giochi, che invece li facevano passare per adulti, quindi avevano dei comportamenti assurdi, questo bambino, ragazzi, è un bambino, quindi lo si può definire davvero tale, ed è di una tenerezza, direi, disarmante. Allora, qua c'è qualcos'altro, è meglio esplorare bene tutto, onde evitare di perderci degli elementi importanti. Perfetto, cavo e zolfo. D'accordo, allora possiamo continuare da questa parte. Padre, è qui dentro? Non mi fanno manco bussare, manco posso bussare. Ah, buon uomo, salve, salve signore. Mamma mia, questo qua c'ha proprio l'aspetto da monaco. You again. I told you to just leave. Just a moment. Just a... You have no idea. Leave while you still Please. Can. Please. Someone has to help us. Do it for him at least. The Robert de Rune, coat of arms. We are his children. We are looking for Laurentius, the doctor. Do you know him? Yes, yes, I know him. Mm. And I know he used to look after your family. Okay. Bene, he e quindi? Spoke of you. I am Father Thomas. Piacere. Your presence here is ah, pure, not a good sign. Sì. The Inquisition. They came and they... I can imagine. But what is happening here is far worse. Pure. You must leave immediately or you will die. Father, the villagers wanted to kill us. Oh, they're mad, they're mad. Oh, Laurentius, Laurentius. No, I cannot leave the church, but an exit. Through the crypt of the three saints. It may not be too late. I shall try to put you on the path to Laurentius's farm, okay. But... Okay, grazie, padre. After that, may God watch over you. Ok, dai, già è qualcosa, almeno. Che c'ho All seems calm for the moment. Come. Perché pure il monastero non è sicuro. E che ci sta qua dentro? Spiriti maligni. Babbo, be sure to stay in the light. Ecco qua, ragazzi. Father, why are there crosses on the village doors? Is it really the plague? It started with bites during the night. Then the sickness spread. First in families, then to everyone. Fever, boils. People started dying. And when we finally found out where it came from, oh,
It was already too late. And where did it come from? We're nearly there. State notando, ragazzi, la bellezza di questi ambienti, vero? È incredibile. Questi affreschi sembrano reali, ragazzi. È pazzesco. Vabbè, qua ci dà il primo indizio. Ci ha detto di restare sempre nella luce. Ok, un altro padre, un altro frate. Brother Morel. Perché parla a bassa voce? Stay here. Ok, ma non, a questo punto non so se è sicuro che lei vada da solo. Brother Morel. Di sicuro succederà qualcosa di orribile. Stai con me, amore, non preoccuparti, ci sono io, ok? Brother? What is the matter? Father? Ecco. Oddio. Dio mio! Oddio! Sì, sì, l'ho visto, amore! Oddio, che schifo! Oddio, Gesù! Non guardare! Oddio, ragazzi, perché questa cosa è assolutamente agghiacciante! Sì! Indizio importantissimo che per fortuna il padre, il frate ci ha dato, ragazzi, che questa cosa è assolutamente agghiacciante, lo ripeto, ragazzi. Madonna, raga, che è sta roba. Oh, Dio. Ok, perfetto. Calm down. There's a torch holder. Non preoccuparti, ok. Lo lasciamo qua. We'll find something. E poi ce n'è un'altra di là, Hugo. Non preoccuparti, amore. Noi troveremo sempre una soluzione, va bene? La tua sorellona la troverà se... Ecco, come l'ho detto. Vabbè, Quando hai in mano oggetti infiammabili... Ok, perfetto. Possiamo accenderci noi delle torce. Ok, bruciamo solo per un istante prima di spegnersi. Perfetto. Tanto per aumentare ancora di più la tensione, no? Ok, ma non durerà... Madonna, ragazzi, è pazzesco questo effetto dei topi. Oddio. Ok. Si poteva lasciare la torcia per terra, ragazzi. Questo non ho fatto in tempo a leggere. Sì. Ok, perché i topi qua stanno proliferando. Oddio, come se non ci fosse un domani. No, state via, bestiaccia, andate via. Ok, cos'è questo zolfo? Che ci posso fare con lo zolfo? Ci posso fare qualcosa? No. Ok, se stiamo vicino alla luce. Oddio, Gesù. I'll give you a hand. Ok, perfetto, possiamo passare di qua, non l'avevo visto, ragazzi. Ero troppo concentrata sull'effetto dei topi. Che è allucinante. Davvero allucinante, ragazzi. Oddio. Avete visto come si accorgono, ragazzi, della nostra presenza? Fa paura sta roba. Dove? Ah, sì. Grazie per il suggerimento. Via. Oddio. Ho sprecato un sasso. Quanto so geniale. Via così. Via, bestiacce. Madonna, ragazzi. Oddio. Ciao, ragazzi, non so se ci stiamo rendendo conto, cioè li spolpano letteralmente vivi. No, zoppo, non possiamo più portarlo. Oddio,
Che roba, mi sa che adesso sta incominciando il gioco vero, ragazzi, eh? Oddio, che ansia. Allora, vediamo un po' che possiamo fare di qua. Perfetto, possiamo salire. E meno male che ce l'hanno un You punto go debole first. sti topi, Go perché se ahead. no, pensate un po', come si faceva? Era impossibile. Andiamo, amore, andiamo. Non temere. Ci sono io qua. Allora, salnitro o salnitro a sto punto non ho idea di come si possa leggere. Cuoio. Ok, posso rompere quell'affare lì, ragazzi. Tac. Boom. Right, we'll pass at the Perfetto. same time. Ok. Diciamo che ho capito e non ho capito quello che devo fare. Perfetto, almeno sono riuscito a prendere delle pietre. Mi sa che dobbiamo riscendere, Follow credo. me. Yes. Ok, ragazzi, cioè l'effetto, no, pure sonoro dei topi è qualcosa di allucinante. Cioè, chi ha la fobia dei topi, sto gioco non lo può fare. Pensate, è come se fossero dei ragni, praticamente. Io. Oh, che cazzo! Ma che Hugo, calm down. cazzo! Mi ha fatto prendere un infarto, d'accordo? Un infarto mi ha preso. Ahia! Quasi mi ha preso in faccia. Ok, possiamo passare quando non ci sono i topi? Ce la faccio? Di qua dove si va? Vediamo un po', ragazzi. Non so perché non mi ha fatto andare di là. Ah, qua c'è un tavolo da lavoro, grandioso. Perfetto, ho preso pure gli attrezzi. Vediamo cosa possiamo migliorare. Mi interesserebbe avere questo, ragazzi. Però l'unica cosa che adesso possiamo migliorare è questa, la tasca. Visto che ci siamo, direi di migliorarla. This Ecco should make fatto. things a little easier. Beh, speriamo, un minimo almeno. Allora, qua ci No sarà rats. qualcosa di utile? Almeno qua non ci stanno, spera che non arrivino piuttosto. Ecco. Oh no, Le no! ultime Into the parole light, with me! I famose. don't see any torches! How can we? What are we going to do? Non lo so, non lo so. So solo che quell'affare posso romperlo, però. A qualcosa dovrà pur servire, no? That seems to keep them busy. Are you sure? Oh, Another hand should be enough. oddio, oddio, oddio. Ok, ragazzi, sta cosa mi mette un po' ansia, davvero. Ok, approfittiamo. Gesù. Gesù, che paura, muoviti, Yugo, per l'amore del cielo. Qua non c'è tempo da perdere. Ok, ci siamo, ci siamo. Let's be careful. È un'invasione, letteralmente un'invasione. Addio Gesù, statemi alla larga per favore, non mi toccate. Ancora alcol, effettivamente. Possiamo salire sul tavolo, la nostra We'll be safer if we go salvezza. that way. Andiamo amore, andiamo. Non Don't fall. temere. Don't fall. No, no, We no, won't no, fall. Hold my hand tight. no. Ok. Stringiti forte a me, io ti proteggerò. Il prosciutto lo volete, cari miei topastri? Oddio, che orrore questa cosa, That ragazzi. torch. There's a hole in the grating. I'll Ok, lift this up. ok. Can you Muoviti, get the torch? muoviti, 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 Yes. Yugo. Te l'ho alzata la trave. Muoviti, It's ti heavy. prego. Hugo, Dai. hurry up. Come on. Oh, non resisterò ancora a lungo, eh? Sapevi, Yes. eh? Stay where you are. The ground is rotten. Amicia, how am I going to get back? We'll find a way. Don't Bella worry. As domanda. long as you have the torch, you'll be safe. Ok, What about you? Move together. That Ok. way, the light coming through the grating will protect me too. Ci sta, ci Ready? sta. Ready? Vieni, Here amore, we go then. seguimi. Slowly. Perfetto, eh? Non mi lasciare da Very sola. good. Per carità, aiutami tu, Yugo, perché sennò qua per me è la fine. Ok, che There's anzi. a hole. Do you want the torch? Yes, there are Dammela, too many dammela. rats on my side. Ok, But where can I perfetto. get through? The hole behind you. That's the only way I can see. Go through there and I'll meet you on the other side. Are you sure? Sì, Just stop sì. if you see rats. I'll be with you very quickly. All right, but please hurry. Sì, amore, non preoccuparti, farò in fretta. Allora, cari miei topastri, se mi fate un po' di spazio, vedo che cosa ha lasciato qua questo povero uomo. Zolfo. Ok, perfetto, posso attraversare qua, ragazzi, mi sa che è l'unica cosa. Devo lasciare la torcia qua e passare di qua. Ecco fatto. Sto arrivando, Quick piccolo now. Yugo.
Ecco qua. Oddio, 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 che ti è successo? Oh merda. Oh merda, dov'è? 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 Dov'è il bambino? Oh! Oddio Gesù, e come faccio adesso? Ah, ok, qua ci sono dei legni, non li avevo manco visti. Ok, però con questo mi devo sbrigare perché non dura tanto. Aspettate ragazzi, allora entro prima di qua, perché ho visto che ci sono degli oggetti, per cui prendiamo tutto quello che possiamo prendere prima che la luce si spenga, perché sta per spegnersi. Ok, ok, perfetto, ho preso tutto, ecco fatto. Aia, mi sono pure bruciata, pensate che roba. Ok, Yugo, resisti piccolo, ci sono, sono qui da te, accendiamo sto palo, va, per carità. Via! Dov'è? Ma scusa un attimo. Hai fatto benissimo, ma... Ok. Perfetto. Va bene, Ok, cari miei ratti. Sì, 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 sì. Infatti, non farti prendere dall'agitazione, perché sennò qua siamo letteralmente nella cacca pupù. Va bene? Allora, qua cosa c'è? Hugo, I have to get him down here. Ah, ok, quindi non posso aprire di qua se non faccio scendere il piccolo. Ovviamente è scappato lì sopra perché, ragazzi, qua c'era l'invasione delle pantegane, che per l'amore del cielo, ragazzi, se fa impressione tutto questo. Mi sono persa qualcosa, forse. Forse dovevo andare prima da qualche altra parte, ecco. Sì, mi sono persa qualcosa. Quanto sono stupida, ragazzi. Allora, devo vedere cosa posso accendere prima di andare di là. Ho capito, ma dove vado? Dove accendo cose? No, raga, non faccio in tempo. Mi sta letteralmente sfuggendo qualcosa. Non so, ragazzi, non so dove andare. Ok, no, non posso, vedete? Adesso mi divoreranno di nuovo. Che cavolo mi sto a perdere? Ah, vedete quanto sono imbecille, ragazzi? C'è questo affare qua che può essere fatto cadere giù. Oh, almeno. E che cavolo. Devo fare più attenzione, ragazzi, all'ambiente che mi circonda, perché sennò qua si perde un sacco di tempo. Ok, potevo già far cadere questo, perché lo dovrò accendere quello, ragazzi. E vabbè, da qua a là comunque la strada è aperta, per cui perfetto, accendiamolo qua e accendiamo questo falò anche. Il falò è la salvezza, vedete? Come lo era in Dark Souls, lo è anche qua. Perfetto, grande Yugo, grande, bravissimo. Ok, così ovviamente possiamo accendere il ramoscello, ragazzi, più avanti possibile. Cioè sarebbe a dire qua, così che possa durare e salvarci le chiappe fino all'aggiù. Perfetto, grazie Yugo, potevi ricordarti anche prima magari. Però vabbè, fa niente, l'importante è farcela, no? Piccolo, stai bene, amore. That's alright. Aspettate, però io posso andare. Stai qua un attimo, fatemi andare di sopra. Stai vicino alla luce, mi raccomando, non ti muovere da lì. Ok, vediamo se trovo qualcosa di interessante. Oh, interessante. Ovviamente non mi soffermerò adesso a leggerlo, ragazzi, perché il tempo qua stringe. Perfetto, degli attrezzi e anche dello zolfo. Meno male che sono venuta fin quassù. Perfetto, non ci resta che scendere allora. Eccomi Yugo, sono qui da te, non preoccuparti, ok? C'è qui la tua sorellina, fatemi prendere ste robe, va. Che voi che bene dovete fare, già vi siete smangiucchiati tutto il monastero. Andiamo Yugo, andiamo, seguimi. Yes. Perfetto, adesso non ci resta, ragazzi, che andare di là, da dove sappiamo che si può uscire. Ok, possiamo farlo cadere questo, però qua ci serve assolutamente. Questo è poco ma sicuro. Ok,
Andiamo, 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 via, brutti ratazzi, che non si che altri. Fanno impressione, ragazzi, come si muovono. Davvero fanno impressione. Perfetto, eccoci qua. Adesso possiamo uscire, per fortuna, mi auguro. Ah, qua c'è un banco da lavoro. Thank you. We can get out of here now. Grazie, signore, Yes, grazie. Sì, come no. Allora, prendiamo tutto quello che si può prendere prima di metterci al lavoro. Ecco qua, possiamo migliorare. Perfetto, questo mi interessava principalmente, ragazzi. Riduce il tempo necessario per raggiungere la precisione di tiro massima. Direi di sì, ripotenziare questo, poi dare importanza più tardi alla that looks a sacca lot per better. le munizioni. Ok, abbiamo migliorato anche Go questo. on, climb up. Right. Andiamo dall'altra parte, minchia, di nuovo di sotto, ma allora è un incubo. Oh, what's that on the ground? Should we go anyway? Yes, we've managed to get this far. We'll be fine. Just stay Cos'è sta close. roba? Questa cosa immonda e nera, che schifo, ragazzi, sembra la poltiglia quella che c'era in Resident Evil 7. Che orrore, davvero. What's that stuck in the Non walls? lo so, amore, non lo so. I don't know. Lasciamo perdere, ma che forse è meglio, che schifo, forse è meglio manco toccarla sta roba, ci stiamo a camminare sopra. Che They schifo. did that. You think so? Yes. We're in their midst. So they're going to be even more angry? Mi sa di sì, amore, vedi come stai capendo già il mondo tu, ma che schifo, ragazzi. Cioè, di una, veramente di un disgusto allucinante tutto ciò. Ok, via. Are you sure? Via. You mustn't touch No, the no, walls. meglio di no. Yeah. Che It's burning my schifo. throat. Madre mia, ma chissà che è sta merda. Oddio, ci stanno pure gli scheletri incastrati. Ma che è? Oddio, via, via. Over there! Light! Corri With però, help! corri, We're there, Yugo, Yugo! corri. Corri, oh, ecco qua, lo sapevo, ce l'avevo sta brutta sensazione, lo sapevo. Via. We did it. We did it. We. Meno male, aria pulita. I want to see mommy. Lo so, I don't want her to be dead. Hugo. I want her to come back. amore della vita. Sono io qua. Oh. Perfetto. Qua incomincia il quarto capitolo che si chiama L'apprendista, ragazzi. Allora, questo terzo capitolo è stato davvero molto molto importante perché abbiamo incontrato forse per la prima volta, anzi, non forse, per la prima volta il nemico principale probabilmente di questo gioco, sarebbe a dire i ratti. Ed è stato davvero ben fatto questo pezzo perché ansia e disgusto, ragazzi, e panico proprio a go-go. Per cui, ragazzi, riprenderemo da qui la prossima volta. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione e un bacio a tutti ragazzi. Ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!